io sono Bernardo per techzilla.it e oggi siamo in compagnia del più piccolo membro della nuova famiglia di LG, LG Joy. Partiamo subito dalle caratteristiche tecniche. Abbiamo un display da 4 pollici, risoluzione 800x480 pixel, abbiamo un processore MediaTek dual core da 1.2 GHz, Android 4.4.4 KitKat, abbiamo una fotocamera posteriore senza flash LED da 5 megapixel. Abbiamo sotto la scocca una batteria da 1900 mAh, la RAM da 512 MB, quindi nemmeno un giga, 4 GB di memoria interna. E per quanto riguarda il design, è un dispositivo comunque interessante, come potete vedere una texture davvero piacevole a tatto, il grip è buono, un dispositivo compatto, maneggevole. Su questo lato abbiamo il tasto di accensione. Inferiormente abbiamo il microfono principale, davvero difficile da vedere, e abbiamo l'ingresso per la micro USB. Su questo lato bilanciere del volume. Per quanto riguarda il lato superiore, microfono per la riduzione dei rumori e jack audio. Questo è l'unico dispositivo che LG ha presentato ad avere ancora i tasti soft touch. Tra l'altro abbiamo anche l'ormai vecchissimo tasto menu. Per quanto riguarda l'interfaccia, la solita interfaccia di LG, e sinceramente dai primi momenti sembra davvero essere molto molto fluida. Giusto per sicurezza vediamo anche la versione software, ma già sappiamo che KitKat non sappiamo se verrà aggiornato all'Lollipop. È molto probabile che verrà aggiornato all'Lollipop. È un dispositivo che si andrà a collocare sulla parte bassa, decisamente bassa di mercato rispetto ai suoi fratelli come Leon, Spirit e Magna. Quindi direi che per questa veloce anteprima è tutto, non abbiamo ancora disponibilità e soprattutto non abbiamo ancora la fascia di prezzo. Ci hanno assicurato che dovrebbe essere un dispositivo comunque molto molto accessibile.